E adesso, come direbbe il professor Morelli, ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza in una cittadina sperduta tra gli Urali che non aveva neanche un nome e dice di sé che fino a 17 anni è stata bruttarella. La prima notizia è rigorosamente vera, la seconda invece ci rifiutiamo di credere. Sono felice di accogliere a Tango Sua Altezza Natasha Stefanenko. Benvenuta. Ciao, a questo punto mi alzo per baciarti. Ecco. Subito la prima domanda che faccio a tutti gli ospiti: tu balli? Che ballo sei? Io ballo da sola a casa perché sono ma con così. Qualunque musica. Ma sì, ma cioè se ballo così, giusto per come dire, una cosa, ballo terapeutico. Ma è sempre terapeutico il ballo. Senti, dicevo, Sua Altezza, non per le tue origini regali. Per l'altezza ma proprio. Ma quanto sei alta? Che numero hai di scarpe? 41. Ecco. Solo? Sì, 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 solo 41, ma adesso forse per la vecchiaia, insomma, comincio un attimo ad arrivare a 40, 41 e mezzo, 42. Ecco. E 1,85. Senti. Ti ho battuto. Mai voglia. Partiamo dalle tue vere origini, appunto in questa cittadina che non esisteva sulle mappe e che non aveva neanche un nome, solo un numero, S45. S45. Che posto era, come è stata la tua infanzia lì? Il sindaco era Boris Yeltsin, giusto? Allora, Boris Yeltsin era il sindaco di Yekaterinburg di Sverdlovsk. Vuol dire Sverdlovsk. Sì, perché c'era, insomma, prima di Yekaterina, no, prima era Yekaterina, quindi, insomma, la zarina, quindi si chiamava Yekaterinburg questa cittadina nelle Urali che è abbastanza famosa e poi grazie al politico sovietico Sverdlov hanno chiamato Sverdlovsk, infatti sono consonanti insieme, capisco benissimo che è complicato. Un scioglilingue sì, invece per... S45 S45 com'è? Era a 250 km verso il nord da questa città Sverdlovsk, quindi noi chiamavamo si chiamavamo nostra città si chiamava Sverdlovsk 45. Quindi per voi S45 per semplificare, perché è davvero difficile pronunciare. Ma ci ripensi con nostalgia? Diciamo, tuo padre era ingegnere nucleare, lavorava lì a produrre l'uranio arricchito per le testate nucleari. Brava. Quindi non era un luogo salubre, diciamo. No, ma non avevamo questa consapevolezza. Credo che dopo Chernobyl abbiamo capito tutti, tutto il mondo ha capito che, insomma, con la radiazione non si scherza. Era una città... interamente circondata dal filo spinato, dalle barriere, insomma, con i militari. Erano pochissimi varchi. Sì, sì, sì. Erano pochissimi varchi per entrare in città e erano gli allarmi. Quindi non si poteva entrare in questa città senza avere un pass. Noi tutti i cittadini avevamo un pass che dovevamo mostrare alle guardie. E quindi sì, adesso dico wow, sembra veramente una cosa, un altro mondo, ma io sono nata lì, quindi per me era la quindi mia città. Da bimba, per me il tuo ricordo è era ricordo normalità. Certo. Sì, sì, anzi io pensavo che tutti vivessero così, tutti avessero i pass. E quindi il filo spinato. Esatto, e quando di recente ho scritto il libro, ho scritto proprio lì anche il momento quando trasformato il romanzo, però quella città, no? Sì, ma anche proprio quel momento, io mi ricordo quando ho cominciato a fare le gare di nuoto, ho capito che era un luogo strano, era diverso dagli altri. Senti, tua madre è russa, tuo padre è bielorusso di origine ucraina. Come vivi la tragedia dell'Ucraina? Come vivo il conflitto? Il conflitto, vabbè, a parte lo vivono i ragazzi che stanno adesso lì, infatti sono al fronte e ogni ora per loro, strappata della morte, un'ora di vita angosciante e queste ragazze forse vorrebbero stare qua con noi sedute a discutere di questa situazione. Io vivo male ovviamente, forse vivo un po' peggio di voi perché infatti per me è una guerra fratricida, insomma, è una guerra fra fratelli. Per te familiare proprio. Esatto, iniziata sulla base di interessi di pochi, sia ideologici che strategici. E solo pensare che magari due ragazze che magari erano
potevano essere potenziali amici. Certo, erano uniti, si trovano su fronti opposti. Sì, ma si cominciano a diarsi, pronti ad ammazzarsi, capito? Certo. È una cosa per me è veramente mi fa male. E poi, infatti, sono russa, sono anche italiana, orgogliosa di queste due nazionalità. Certo. Ma sì, mio cognome è ucraino. Io ho tantissimi amici ucraini, mia sorella ha abitato lì più di 10 anni. Insomma, ho davvero una sofferenza forte profonda, e sì, spero sì. solo che il nostro futuro non avrà più le guerre e l'odio. Adesso. Specialmente dobbiamo togliere quell'odio. Senti un attimo, non hai vissuto e non stai vivendo solo questo, tu hai vissuto da ventenne anche 1989, caduta del muro di Berlino, 1981, dissoluzione dell'impero sovietico. 90-91, certo. Come percepivi davvero quel movimento, quella fase storica immane, enorme, che era una cosa ti ha attraversato, il mondo, a parte, ma sai che cos'è? Non, noi eravamo lì e per noi era proprio piuttosto scioccante, perché era un grande shock. Infatti quello che ho scritto nel libro ho proprio usato 91-92 per raccontare come abbiamo vissuto. Quindi a volte non ci rendevamo neanche conto, perché ogni giorno succedeva qualcosa. E tutti volevano quella libertà, ma noi non sapevamo come gestirla. Quindi per noi era veramente difficile, questi anni erano molto paturniosi, sì. molto faticosi, ma proprio psicologicamente. Quindi volevamo la libertà e hanno detto ok, sei libera, ma cosa fai? E arriva McDonald's a Mosca, è pazzesco, in Russia. Sì. E sì, vero. Proprio a Mosca, durante una fila interminabile per un hamburger, incontri una persona che ti convince a iscriverti a un concorso di modelle. E da lì inizia una carriera internazionale tra foto e sfilate, che vediamo in un piccolissimo assaggio, guardiamo. Natasha, suppongo. Ovviamente l'unica russa era da questa parte. Sì. Natasha, tu sei di origine russa? Sì. Di dove? Mosca. Caro Fabrizio, ha detto una bugia, perché no, ha detto sono di Mosca, Paolo. Perché non potevo dire di Sverdlovsk 45, secondo me sviniva subito. Ma come facevi a sentirti brutta fino a 17 anni? Ero considerata, ragazzi, ero considerata. Chi? Ci sono 2 o 3 foto che avevo visto adesso, che infatti ce l'avete anche voi in archivio, e ero considerata brutta, forse perché ero sempre alta, sempre magra, insignificante, bianca, cadaverica, le vene in vista, cioè era proprio, non lo so, senti, albina. Ti piaceva fare la modella o avresti preferito fare l'ingegnera metallurgica? Perché lei è laureata in ingegneria metallurgica. È vero. Ti dico, questo lavoro mi ha aiutato moltissimo proprio ad avere consapevolezza anche del mio corpo e anche la sicurezza, quindi a noi donne serve questo. Quindi io dico, cioè, prima di università pensavo, se non sono così bella, allora in qualche modo, insomma, prendo il mondo per il cervello, insomma, certo. per il contenuto. No, e quindi ho cominciato a studiare cose. Come una pazza, e poi dopo lo studio è arrivata anche questa. È un mito di due cose, l'intelligenza e la bellezza. Senti, però la moda ti porta in Italia, che un po' conoscevi tramite il Festival di Sanremo, poi Pippo Baudo sì, ti portò in giuria sì, all'Ariston. È vero. Come ti hanno accolta gli italiani? Bene o c'era qualche pregiudizio? No, io amo gli italiani perché io in Italia mi sono subito sentita a casa, accolta, ma dalle vecchiettine per strada, che quando chiedevo informazioni non c'era ancora navigatore, quindi dovevo chiedere magari con le mappe, andavo a fare casting come modella. E tutti mi volevano aiutare, anche senza, io dico, non parlavo ancora. Quindi io credo che, insomma, io amo Italia, amo italiani, ma proprio quel cuore grande che abbiamo, adesso prendo anche il merito io, che non c'è da nessuna parte del mondo. Senti, casualmente una sera incontri Beppe Recchia, storico regista TV, che resta folgorato giustamente, e ti propone di lavorare alla grande sfida con Gerry Scotti, e da lì molto altro, televisione, cinema, fiction. Abbiamo preparato un piccolo best of, guardiamo anche questo. Natasha Stefanenko. Storia.
Buonasera. È sempre una sorpresa. Cominciamo? E allora entriamo subito. Quando mi dici così, so cacchi. Ma perché per un incarico del genere non manda uno dei suoi uomini? No, preferisco far tutto da solo. Questo mestiere è un po' come quello degli artigiani, si vede che ho imparato da mio padre. Cosa faceva suo padre? Falegname. Mano sinistra! Vai! Mano destra! Vai! E adesso scatenati! Vai! Ma che russo, le notte russo. Senti, abbiamo visto il grande Fabrizio Frizzi, che ricordo hai di lui? Ma è un fratello, grazie Fabrizio che sto parlando con te, perché è lui che mi ha voluto fortemente nel 96, perché quando fece la grande sfida con Jerry Scotti, subito dopo non volevo proseguire con la televisione, volevo fare la modella, sì. E poi dopo 4 anni Fabrizio mi ha notato e mi ha invitato a fare la giuria di Miss Italia e da lì è iniziata la mia carriera televisiva vera. E quindi Fabrizio per me è un angelo che mi ha sempre protetto e forse mi protegge tuttora ancora perché adesso. È un grande amico. Senti, tu hai fatto anche molta pubblicità, la voglio ricordare perché ironia della sorte, da donna che venne dal freddo, sei diventata famosa per lo spot di una caldaia. È vero. Vuoi ricordare la battuta tormentone perché la ricorderete tutti? È vero. No geli, no scotti più mano. Che è una cosa che tuttora mi fermano alcuni e dicono, mi fanno questo gesto con la mano, ma tu pensa. Senti, tu sei anche social, senza esagerare, ma ci sei. Sì. E noi siamo andati a curiosare anche lì, guardiamo. Guarda quanti pesci! Li deve mangiare? Sì. Che pesce di noi è quello? Ci divertiamo. Sì, sempre bellissima, ma a differenza di altre tue colleghe sei molto familiare e anche molto più vestita di altre tue colleghe. Ah, ecco, forse ma come sì. Ma come hai questa scelta? Ma no, la scelta, sono così. Tuo marito, tua figlia. Mi piace, vabbè, a parte noi, io ho sempre investito nella famiglia e con Luca abbiamo lavorato proprio, cioè, perché comunque stare insieme da 30 anni, che nel 93, ci siamo conosciuti nel 93, più di 30 anni ormai, è un lavoro, ma è un lavoro bellissimo perché cioè, adesso ho anche questo amore più forte, più intenso, più sentimento veramente incredibile. Quindi ho sempre investito su questa cosa, magari anche perdendo altre cose, per carità. Però ci credi, è importante. Però la famiglia per me è molto importante e noi ci divertiamo molto e cerchiamo anche di sdrammatizzare situazioni abbastanza, forse anche sgradevole. E abbiamo senso di humor abbastanza elevato. Infatti, mia figlia prima. Però bisogna costruirlo il rapporto. Esatto, mia figlia, investito. Infatti, abbiamo detto: non puoi vivere con noi senza sdrammatizzare e prendersi in giro. Dobbiamo prendersi, cioè dobbiamo anche un po' alleggerire. Brava. Assolutamente sì. Senti, adesso.